Dopo due scontri diretti consecutivi vinti, la Lazio di Mister Zeleman si arrende alla RS Roma e cade nel secondo derby giocato nell'arco di una settimana. Le giallorosse di Mister Piras passano al Sarri Spot Village, prendendo tre punti fondamentali per portarsi in testa al girone e staccare proprio le aquilotte di Zeleman. La prima occasione del match è però di marca biancoceleste. La difesa della destra si dimentica di Tomassetti, che sbuca a centro area su una punizione messa dentro la lotta di destra, ma il colpo di testa della numero 10 non è preciso e si perde alto sopra la traversa. Le ospiti si fanno vedere al decimo. Ciccotti impegna Melis, costretto a deviare a mano aperta la punizione bel canciata dalla centrale di Piras. Sul pallone arriva però Biasotto. Resta a rimettere al centro un assist d'oro che Palombi spedisce fuori, vanificando la prima vera occasione del match. Secondo affondo, l'Aresse però passa. Melis sbaglia l'appoggio con il piede per Cela, regalando il pallone a Palombi, che va sul fondo e serve a centro Pittaccio, bravissima ad avvitarsi e trovare la deviazione perfetta per l'1-0. La Lazio accusa il colpo e torna ad affacciarsi dalle parti di Caporo solamente in chiusura della prima frazione, quando il profeta Lombardozzi scheggia il palo sul calcio di punizione. Nel miglior momento biancoceleste, l'Aresse Roma riesce però a trovare il colpo per raddoppiare. Palombi difende palla al limite e trova il varco giusto per servire Spagnoli, partita con molta probabilità, al di là della linea difensiva laziale. Il direttore di gara però non se ne ravvede e, davanti a Melis, la numero 7 giallorossa non può sbagliare, spedendo in rete il gol del 2-0. Il secondo gol incassato proprio poco prima di tornare negli spogliatoi fa male alla Lazio, che, già in apertura di ripresa, vede la gara scapparle via. Dopo appena 3 minuti nel corso del secondo tempo, Simonetti centra la parte interna del montante sul calcio di punizione. Il pallone finisce però a 3 metri di Biasotto, più lesta di tutta a raccogliere e centrare il tapine per calare il tris. I titoli di coda sembrano già scorrere, ma al 20° è Grassi a cercare di scuotere le sue compagne, provando una difficile soluzione balistica che dà soltanto l'impressione del gol. Per le biancocelesti la serata si fa ancora più buia al 22°, quando l'Aresse colpisce ancora. Biasotto estrae il goniometro e pesca con un lancio al millimetro il taglio di Palombi, che addomestica la sfera e con il diagonale la manda prima a baciare il legno interno per poi depositarsi in rete, rendendo ancora più rotondo il punteggio. L'ultima azione laziale affidata al piede della solita Lombardozzi, ultima a mollare e bravo anche al 24°, chiamando Caporro ad un altro volo per mettere in corner il suo tentativo sul calcio da fermo. È di fatto l'ultima occasione di un match che scorre fino al tipice fischio finale senza ulteriori sussulti. Vince la RS Roma che si prende lo scontro diretto e vola a 9 punti. Vince la RS Roma che si prende lo scontro diretto e vola con 9 punti al comando del girone. Per la Lazio arriva la prima sconfitta da dimenticare subito in vista del ritorno, che contrapporrà nuovamente le ragazze di Seleman e Piras tra appena 2 settimane. La prima mezz'ora siamo entrati in campo con la paura dell'avversario. Quello ci ha bloccato. Sul primo gol siamo state disattente. Il secondo gol penso sia chiaro a tutti che era fuori gioco netto, pure per l'arbitro secondo me. E quello non ci siamo riuscite più a metterci con la testa. A provare di recuperare il risultato, quello che ci è mancato principalmente. Più attenzione e più cattiveria, più grinta, perché penso che abbiamo un gruppo fantastico, però quando stiamo in campo e andiamo sotto dobbiamo avere quella cattiveria che è stata la differenza tra noi e loro poi. Squadra forte, cattiva, noi squadra forte, ma forse su questo profilo caratteriale dobbiamo ancora crescere un po'. Ma un 4-0 è difficile da commentare perché comunque 4-0 uno legge 4-0 parla da sé. Però il primo gol che abbiamo regalato noi, il secondo c'è, cioè, un netto fuorigioco, siamo andati sul 2-0, poi diventa difficile. Loro sono state brave, ciniche, cattive su ogni pallone e hanno chiuso la partita meritatamente 3-0, 4-0. Però ho detto, la fortuna non ci ha aiutato. Siamo entrati in campo con poca cattiveria nei primi 25 minuti e l'abbiamo pagato. Poi
Poi abbiamo preso un palo sull'1-0, facevi 1-1, poteva essere un'altra partita, però abbiamo perso 4-0, allora hanno meritato, è giusto così, prendiamo atto e ci rifaremo al ritorno. Ma nel calcio io sono del parere si vince e si perde, nelle sconfitte dobbiamo prendere ciò che abbiamo sbagliato e portarlo a migliorare il più possibile su quello che riusciamo a fare. Nelle sconfitte si può crescere, quindi dobbiamo prendere i punti dove poter crescere e andare avanti su quella strada.